Buonasera a tutti. Paolo, mi senti? Ti sento, tu mi senti? Sì, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, buonasera a tutti e buonasera al professor Paolo Portone. Benvenuto Paolo. Grazie, Gianni, ciao. Anzi, bentornato. Ci siamo lasciati circa un anno fa, proprio qua a Triora, in quella interessantissima conferenza che è stata Mater Matuta durante la festa del grano ad agosto, ricordi? Sì, Io ricordo. ti ringrazio per questa opportunità che è nata così in velocità. Io mi sono portato avanti ieri durante l'appuntamento per sintetizzare al minimo la tua grande biografia, che adesso magari per chi non ha potuto vedere, Paolo Portone, allievo di Rosario Villari, un grande saggista, collaboratore di molti programmi televisivi, titolare di materie letterarie, è un grande esperto e come esperto ha partecipato a numerosi convegni pubblicando i suoi studi su riviste scientifiche e enciclopedie. Fondatore del Centro Studi Storico-Antropologici Alfonso Maria di Nola, direttore del CIRE, responsabile scientifico del Museo Etnostorico della Stregoneria. Proprio qua a Triora. E quindi sei quindi tra i principali esperti dei temi legati alla stregoneria. Allora, Paolo, uno spazio intitolato, abbiamo dato così, Triora e i suoi segreti. Un'idea venuta per gioco, ma che avevamo entrambi come desiderio, no? Di portare, di far conoscere quella che è la storia e il fascino di Triora, in un modo seppur modernissimo, però cercando di renderlo più intimo possibile. Quindi anche abbiamo scelto un orario adeguato e cercando di occupare un pochettino di quel tempo libero che nell'ultimo periodo ci è stato dato a disposizione. Quasi tutte le persone che guardano, che ci stanno guardando, che ringraziamo per questo esperimento. Sapranno o avranno visitato il nostro paese. Triora è un bellissimo borgo medievale nella Riviera Ligure di Ponente, siamo nella provincia di Imperia, nell'alta Valle Argentina a circa 800 metri di altezza, situato in un meraviglioso contesto naturalistico, ricco di storia e cultura, nonché di tradizioni, ma non si può negare che non si può ignorare, negare che dalla fine degli anni Ottanta, dal primo convegno storico sui processi che sconvolsero comunque tutto il nostro territorio, Triora conquista la fama di essere il paese delle streghe, no? Senz'altro nei confini regionali, per poi uscire dai confini nazionali, e negli ultimi anni si è ritagliato anche uno spazio internazionale, oscurando in un certo senso, se si può dire, la famosa Salem americana. Tu mi senti, Paolo? Io vado avanti, mi Ti senti? sento, no, ti seguo attentamente, sì. Ok, questa è una storia che tu hai definito una storia drammaticamente vera. Sì. Siamo nel 1587, si abbatte una grave carestia su Triora e qui inizia per alcune donne e anche per un uomo un calvario perché accusate del peggiore dei crimini allora concepibile. E per Triora inizia la sua storia più famosa, che è diventato il caso di Triora. Adesso io lascio la parola a te e ti chiedo, no, di col tuo sapere di farci conoscere meglio questa storia, che è la storia di Triora. Io ringrazio intanto te Gianni come vice sindaco di Triora, come persona attenta alle questioni culturali di questo borgo, che invito chi non l'avesse ancora fatto a visitare quando si potrà uscire naturalmente di nuovo a rivedere le stelle completamente. Ti ringrazio soprattutto perché poi la tenacia, la forza,
la volontà, insomma, di un'amministrazione che ha creduto di poter continuare una strada che è stata inaugurata, appunto, come ricordavi giustamente, nel 1988, quando, ricorrendo l'anniversario della grande caccia, che non riguardò solamente Treviglio, in realtà, ma riguardò anche numerosi altri comuni limitrofi a quella che era la grande podesteria. Non dobbiamo pensare alla Triora di oggi, che conta poche centinaia di abitanti, ma pensare che Triora era l'antemurale, insomma, della Repubblica di Genova verso la Francia, verso il Piemonte, e quindi era un punto veramente nevralgico, posto appunto su un'altura che domina la Valle Argentina, quindi una località strategica, anche se ovviamente oggi raggiungerla può risultare un po' più difficile. Ogni tanto scherziamo con Gianni, è più facile magari arrivare dalla Francia che non da Roma o anche dalla stessa Milano. Sì, nel 1588 incomincia una storia che a suo modo è una storia che paradigmatica di quello che è stato il fenomeno persecutore contro le streghe in Italia, ma di quello che poi è stato anche lo sviluppo di questa nuova forma di persecuzione contro l'eterodossia. Triora è uno spartiacque, ma di questo poi ne parleremo nei prossimi incontri. Con Gianni abbiamo già fatto questo patto che allieteremo e delizieremo chi lo vorrà, insomma, chi lo riterrà opportuno, con una serie di incontri con una cadenza settimanale, dove appunto cercheremo di trattare i vari aspetti molteplici di un fenomeno in realtà molto complesso, molto articolato, che riguarda, io oserei dire così, proprio in introduzione di questa serie di incontri, riguarda proprio la formazione noetica dell'homo occidentalis, cioè quello che noi siamo oggi, in qualche modo lo siamo anche in virtù, a causa di questo drastico e radicale fenomeno di acculturazione, che fu appunto la caccia alle streghe, e che si realizzò nell'arco di 3 secoli, a partire dalla fine del 400, per finire addirittura a ridosso della Rivoluzione francese. L'ultimo rogo fu nel cantone Glarus in Svizzera, e la donna che fu condannata a morte come benefica, in realtà non come ovviamente strega adepta del demonio, ma comunque sempre legata alle arti malefiche, lo fu qualche anno prima dello scoppio della Rivoluzione francese nel 1789. Triora è un caso emblematico perché? Perché rappresenta anche la svolta della Chiesa Cattolica nei confronti dell'accusa di stregoneria diabolica, di cui appunto parleremo diffusamente. La strega diabolica, voi avete visto alcune immagini tratte da una sorta di patchwork, di blob che è stato curato da regista di Genova, che saluto con l'occasione, non so se ci vede, ci ascolta, Laura Sicignano, del Teatro della Tosse, adesso dirige lo Stabile di Catania, e lei ha curato i video del museo, dell'attuale museo, del MES, il Museo dello Stabile della Stregoneria. E dicevo che avete visto delle immagini da un film muto che è appunto la storia della stregoneria attraverso i secoli, un film di un danese, film muto, che in modo molto rigoroso per certi aspetti, per altri invece abbastanza di parte, perché dà per scontato l'esistenza proprio di una setta diabolica, descrive quello che è accaduto appunto in Europa nell'arco di 3 secoli. A Triora che cosa accade? Accade che a un certo punto si manifestano tutti e magnificamente i fantasmi che erano stati allevati anche in quell'area geografica a partire dal tardo Medioevo. Non dobbiamo dimenticare che Triora, prima ancora di essere importante per, questo lo dico a beneficio di chi dovesse appunto andarla a trovare, a vederla, a visitare questa perla del Ponente Ligure, è stata anche sede di una visita di un famoso personaggio che ha avuto il suo bel ruolo nella formazione della stregoneria diabolica, come leggenda di credenza, che è San Bernardino da Siena. Bene,
A Triora è legata proprio alla figura di San Bernardino, un francescano, insomma, che credeva effettivamente nell'esistenza di una setta di persone che ancora non vengono definite come streghe, ma insomma siamo lì, siamo in prossimità. Sono famosi i suoi quaresimali, tardo-medievali, appunto, in cui tuonava contro una setta che si univa di notte, che si univa per praticare dei riti oscuri e blasfemi. Lui dovunque si troverà a predicare e con molta probabilità anche a Triora, probabilmente nei primi anni del 400, dovunque egli si trovava a predicare, scoppiarono casi di stregoneria diabolica, cioè nel senso di donne che furono condannate a Roma. Come a dire che questa predicazione era strettamente collegata poi alla individuazione, la condanna a morte di donne. Poi vedremo nei prossimi incontri chi erano. Questa sera cercheremo di definire un po' l'identikit di queste donne. E allora Triora è famosa, dicevo, perché abbiamo forse una delle più rare testimonianze della prima rappresentazione della strega diabolica. Nella chiesa di San Bernardino, che è proprio fuori Triora, è una bella chiesetta, tra l'altro restaurata con grande amore dalle amministrazioni comunali che si sono succedute in questi anni. C'è un affresco che è stato restaurato, è stato recuperato, un affresco molto interessante anche per comprendere qual era la visione dell'aldilà in quel periodo storico. C'è una, tra le altre cose visibili, una molto spettrale, descrizione del limbo, ma soprattutto è famosa perché, è rappresentata per la prima volta la fattucchiera, la fattucera. In compagnia dei Gazzari, dei Catari, degli eretici, che arde in una fornace infernale. Ecco, quella è la prima rappresentazione di donne che con la mitra che veniva posta in testa agli eresiarchi, agli eretici, prima di essere condannati al rogo, viene messa appunto sullo stesso piano dei più famosi eretici medievali, appunto i Catari. Quindi questa prima identificazione di donne sapienti, di donne conoscitrici dei segreti della natura, in sostanza di guaritrici, in sostanza di domine erbarum, anche di questo parleremo nelle prossime nostre video conferenze. Ecco, tutto quel mondo viene, probabilmente siamo negli anni 80, secondo alcune attribuzioni di questo affresco, datazioni, siamo negli 80 del 400, quindi molto precocemente rispetto alla cronologia della caccia alle streghe, le cosiddette guaritrici fattucchiere vengono sostanzialmente sottoposte a un processo di diabolizzazione molto precoce. Quindi Triora non è solo famosa per questo processo, ma è famosa perché ha una primissima, precocissima testimonianza proprio di quel processo di diabolizzazione che porterà a cavallo tra il 4 e il 700 alla condanna a morte, secondo stime molto al ribasso, di 60.000 donne prevalentemente in tutta Europa. Sicuramente sono molte di più, ma insomma, per attenerci alle stime più prudenti, e a 100.000 errotti processi. E naturalmente molti di questi processi finivano, come nel caso di Triora del 1588, anche senza una condanna a morte, ma finivano molto spesso perché le donne morivano in conseguenza delle torture a cui erano sottoposte, oppure alla follia che subentrava dopo queste continue e ripetute torture a cui erano appunto soggette le accusate di questo terribile crimine, questo crimen exceptum, che è appunto il crimine di stregoneria diabolica. Dal Palazzo Stella, dove oggi appunto è ubicato il nuovo Museo Etnostorico della Stregoneria, si gettò proprio una delle donne accusate del processo famoso del 1588, quindi è una realtà che effettivamente lascia il segno quando la si incontra, no? Cioè, si avverte che qualcosa è veramente accaduto in quelle stanze e bisogna di nuovo rendere onore, gloria a un comune che ha deciso di investire su una pagina che altrove, lo dico con cognizione di causa, altrove ancora difficile oggi,
così porre all'attenzione del pubblico. Io non ho adesso, magari ne parleremo anche di questo, parleremo magari in qualche altro incontro, ma sicuramente io ho contezza, ho come dire, idea di quello che è accaduto personalmente anche in passato, in alcune conferenze che ho tenuto in giro per l'Italia, di posti in cui anche importanti, forse diciamo più importanti tra virgolette rispetto al borgo in provincia di Imperia, rispetto a Priora, quindi con importanza come anche numero di persone, ma anche come relazione con città del nord, del sud, del centro Italia, eppure parlare di queste cose, insomma, portava a storcere il naso alle autorità. Mi ricordo senza fare nomi, ma insomma, che in una di queste occasioni addirittura intervenne il vescovo, e non parlo di tanti anni fa, parlo di neanche decina d'anni fa. Il vescovo intervenne per dire che forse non era cosa buona e giusta parlare di queste cose, no? E, insomma, quindi questo per dire che la scelta del Comune di Roma è una scelta veramente coraggiosa, che cerca di portare un minimo di giustizia. Ecco, vediamo scorrere delle immagini delle didascalie del nostro museo, che è quello a cui abbiamo collaborato. Quello che state vedendo è la prima sala, la sala dedicata alla magia, al pensiero magico. E ne parleremo appunto. Il pensiero magico è interessante perché sono riportate descrizioni dei rituali, delle fatture ad amorem, ad mortem, con materiali che provengono da una anche video di donne che praticavano ancora fino allo scorso secolo la magia rituale, soprattutto quella per levare il malocchio. Ma insomma, è un materiale molto prezioso e molto importante, perché è un materiale che viene dalla Fondazione Pio Breddo, che raccoglie appunto documentazione autentica, insomma. E qui invece siamo nella sala dedicata alle dee. Questo delle dee è molto importante: il mondo, l'universo simbolico, la costellazione mitologica all'interno della quale si mossero le donne, le cosiddette streghe, era appunto la costellazione caratterizzata da antiche divinità che sono riconducibili alla grande dea del Paleolitico. Questa invece è la sala delle erbe, delle Domine Herbarum. Questa è un'idea geniale, posso dire, dell'architetto Dolmetta, che ha curato appunto il restyling, insomma, di questo palazzo, e quindi anche proprio l'organizzazione stessa di queste sale, no? Quello che vedete sono dei cilindri in cui sono contenute delle erbe officinali, e descritto accanto anche l'impiego della farmacopea popolare, quella che era appunto detta la farmacia delle streghe. Poi, ecco, queste invece sono le erbe magiche, si possono odorare. È uno strumento molto particolare, che possiamo dire che è stato appunto sempre di nuovo frutto della inventività, della creatività dell'architetto Dolmetta. Si possono odorare alcune ricette, no? Delle cosiddette streghe, no? Che sono state appositamente realizzate, e quindi si può sentire questo odore del tempo che fu. E poi c'è, ecco, l'ultima sala, ancora non la vediamo, siamo ancora nella sala del Domine Herbarum. Ecco, questa invece è la sala del processo alle streghe di Priora. Ci sono i documenti, ci sono i manuali, ci sono i manuali demonologici, e c'è la documentazione visiva. Si può vedere anche una molto interessante ricostruzione cinematografica, naturalmente, del processo di Triora, di cui rimangono oggi solamente i carteggi. Non abbiamo molto altro, ma insomma, i carteggi sono molto importanti, e mi riallaccio a quello che dicevo in introduzione di questo intervento, cioè che Triora è un caso paradigmatico, perché a Triora la Chiesa decise a un certo punto che non era più il caso di perseguitare, insomma, queste donne che curavano, che guarivano con le erbe, perché ben altre erano le preoccupazioni repressive della Chiesa Cattolica, che era minacciata a nord dalla Riforma protestante, dal protestantesimo. E quindi nella gerarchia repressiva, nell'agenda repressiva della Congregazione del Sant'Uffizio, quello che veramente diventava importante era non più perseguitare delle povere donne, tra virgolette,
del popolo, rispetto alle quali potevano essere utilizzati ben altri strumenti, come sarà appunto anche nel caso di Spiora, a un certo punto lo strumento dell'esorcismo, ma non più il processo per stregoneria diabolica, perché avrebbe rappresentato un elemento destabilizzante in un paese profondamente ancora legato al pensiero magico, come era il nostro paese in quel periodo. La vera lotta a cui era chiamata la Chiesa Cattolica in quel periodo sarà la lotta contro l'eresia calvinista e contro l'eterodossia. La Chiesa che a Triora non vuole che le streghe trioresi vengano mandate al rogo, anche se alcune di queste moriranno di stenti in carcere, addirittura suicida, come appunto la donna che si gettò dal Palazzo Stella, quella Chiesa non è che divenne così improvvisamente tenera, questo va detto a rigore storico, ma è una Chiesa che poi passò a processare eretici e liberi pensatori, basti ricordare tra i tanti Giordano Bruno, mandato a rogo il 17 febbraio del 1600, mandato a rogo poi tra l'altro da inquisitori, che erano inquisitori che furono in parte anche coinvolti nel caso di Triora e anche in altri casi che ho avuto modo di studiare in passato, che riguardano proprio appunto la caccia alle streghe del nostro paese, che lentamente, pur avendo conosciuto una precocità nella sua formazione, poi così lasciò il campo, il passo a un controllo della magia diverso, un controllo che avvenne attraverso delle forme magico-rituali in cui appunto l'esorcismo, come dire, fece un po' la parte del leone, insomma, abbandonando la più radicale caccia alle streghe. Questo è un po' il quadro, no? Poi magari su queste cose ritorneremo, Gianni. Non ti sento, Gianni. Ecco, Eccomi qua, sì, perfetto. per non interrompere. Sì, torneremo senz'altro perché la materia è ampia, è appassionante e le cose sono tante, no? Ritornando a quello che dicevi, prima, no? Il concetto di strega diabolica, Paolo, Sì. no? Che è un po' quello che tu stai insomma, porti avanti come concetto no? Quando spieghi quello che è la strega diabolica. Sì, io questo secondo me è un fatto molto importante. Io lo vorrei dire alle persone che ci stanno seguendo, che ci seguiranno, avranno la pazienza, il desiderio, insomma, di seguirci anche nei prossimi incontri, dove potremo anche vedere appunto quelle rarità e anche altre. Adesso non vi diciamo, non svegliamo con Gianni, insomma, teniamo un po' segrete, sono un Sì, po' sì, sì, nella sì. soffitta del museo, che dovranno ancora essere esposte quando poi il museo, speriamo più presto, quanto prima, potrà essere realizzato, perché il museo attualmente è ancora, no, Gianni, una fase Sì, è una fase, è stata allestita solamente una minima parte del palazzo, che è un palazzo importante, su quattro piani, è stato allestito solamente queste prime cinque stanze. Tra l'altro in maniera egregia, in maniera molto molto interessante, anche multimediale. Abbiamo visto una parte solo, ma è in maniera veloce, però c'è anche una fruibilità anche per i bambini all'altezza, quindi con dei cassettini. È una cosa logicamente in divenire, perché l'impegno è stato di tutte le amministrazioni, è stato notevole, economico. Non solo delle amministrazioni, della regione, insomma, per la ristrutturazione di questo palazzo. Non piccolo, non piccolo, Gianni, mi permetto di dire non piccolo per un comune piccolo, ma non piccolo perché non è importante o perché non ha avuto una sua importanza storica, perché l'abbiamo ricordato prima, era la grande podesteria. Ovviamente poi ci sono state trasformazioni storiche, no? Questioni che hanno determinato lo spopolamento dei borghi italiani, non stiamo scoprendo certamente l'acqua calda, no? Cioè, è il problema del nostro paese, no? Lo spopolamento dovuto a varie circostanze, sicuramente al calo demografico, ma insomma a varie situazioni che hanno portato purtroppo all'abbandono, ecco, di queste realtà. Detto questo, ecco, volevo ritornare alla suggestione e poi magari anche anticipare quelli che potranno essere i motivi dei nostri ulteriori incontri, ecco, alla luce del materiale, anche con il supporto di persone che
che abbiamo conosciuto nel nostro percorso. Ecco, Gianni ricordava, per esempio, a proposito della grande Dea, no? Che è un po' il punto di riferimento mitico della costellazione all'interno della quale si muovono le donne che erano accusate di stregoneria. Noi abbiamo lo scorso anno, sempre grazie alla volontà e anche alla caparbietà del Comune di Triora, siamo riusciti a realizzare questo numero zero di una cosa che speriamo di riportare, non solo in Italia, ma di nuovo anche a Triora, che è Mater Matuta, cioè appunto una sorta di omaggio a quella grande dea italica che è una ulteriore ipostasi, un'ulteriore declinazione appunto della grande dea del Paleolitico, insomma della grande madre, nutrice, ma anche terribile. Poi vedremo anche questo aspetto terribile che rappresenta nella figura, no, della dea del Paleolitico, di cui ci sono importanti testimonianze proprio nel Ponente Ligure, che troviamo grazie al lavoro di Manuela Saccone, perché è stato un lavoro del museo, un lavoro corale. Manuela Saccone, la salutiamo, se ci vede, è responsabile, animatrice dell'importante museo di Finale Ligure, e lei ha donato appunto al museo delle statuine che sono copie perfette delle statuine del Paleolitico che sono presenti proprio nel Museo di Finale Ligure e che sono una testimonianza quindi di culti ancestrali che si sono mantenuti nel corso veramente dei millenni, no? E che sono giunti fino in età medievale moderna, subendo una trasformazione, come appunto ha subito una trasformazione anche la donna che guariva, no? O che si diceva seguace, come le prime due streghe ufficiali, tra virgolette, Sipilli e Pierina, che furono mandate a Rogo a Milano nel 1390 perché ritenute appunto eretiche dall'inquisitore domenicano di Sant'Eustorgio, perché seguaci di una divinità femminile identificata dall'inquisitore come la Diana dei Pagani. No? E volevo dire questo, mi sembra molto importante ribadire in questa sede, così, per sgombrare il campo, lo diciamo con affetto a tutti quelli che ci stanno ascoltando: la strega diabolica è una invenzione. Non Ecco. esiste qualcosa di analogo nella tradizione popolare. La tradizione folclorica conosce sì delle figure che hanno facoltà, che hanno delle conoscenze, che hanno sicuramente dimestichezza con il magico, ma con un pensiero magico che intanto va subito chiarito, non è scisso in bene e in male, ma è un pensiero magico che unisce le due componenti, per cui chi conosce i segreti per fare il bene potrebbe anche fare il male, così come vuole appunto il pensiero magico tradizionale, insomma quello che ritroviamo. Un ruolo ben preciso anche all'interno della comunità, no? All'interno della comunità, esattamente, come ritroviamo per esempio nelle comunità cosiddette primitive, oggi antropologicamente significative, e dove il ruolo dell'uomo medicina, di quello che è lo sciamano, è un ruolo naturalmente border, perché è sul limite tra il bene e il male, però la comunità riconosce a lui quelle qualità, quelle virtù che lo rendono poi una garanzia di fronte al male, di fronte appunto alle insidie, no, della vita. Quindi, tornando un po' a bomba, ecco, è bene sgombrare il campo da quello che potrebbe essere oggi invece considerato come un elemento quasi assodato, no? Vedevo, diceva Gianni, nei giorni passati un curioso video di alcune cose che stanno facendo in Francia. Insomma, la Francia, diciamo, sempre qua all'avanguardia per tanti aspetti, no? Continua a esserlo ancora oggi, no? L'ombelico del mondo per quanto riguarda fenomeni culturali. Però certo fa un po' riflettere come anche in una realtà come quella parigina, dove insomma comunque non mancano studi fondamentali per quanto riguarda appunto il fenomeno della stregoneria, già a partire dal famoso studio di Michelet, La Sorcière, che è uno studio dell'Ottocento, ma insomma uno studio che ha ancora la sua validità, almeno come interpretazione parte del fenomeno. Però dico, a Parigi oggi la stregoneria che cosa è, come viene raccontata, come viene rappresentata? Viene rappresentata in un modo che è molto lontano da quella che è la realtà di fronte alla quale si trovavano gli inquisitori quando
cominciarono a perseguitare le donne sapienti, le donne sagge, quelle che nella tradizione del nostro paese erano chiamate con altri nomi, non con termini di strega. Erano chiamate bagge, erano chiamate masche, erano chiamate, e poi masche anche lì, insomma, ci sarebbe un po' da dire, ma insomma, erano chiamate per esempio astrologhe, giù verso le Marche, anche nell'Alto Ariatino, erano chiamate magare, nel Mezzogiorno d'Italia, erano chiamate Janare, sempre nel Mezzogiorno a Benevento. Insomma, dicevano gli antichi che nomina assunta e conseguenza rerum, cioè dire strega a qualcuno effettivamente è dire qualcosa di molto brutto, dire, anche oggi, cioè quella è una strega, è un epiteto, cioè vederlo invece trasformato in un elemento quasi liberatorio, no? Ci può stare, ma entro certi limiti, io lo dico dal punto di vista storico naturalmente, perché se è vero che uno vuole agitare la strega con tanto di cappellone nero, di scopa, no? Eccetera, come elemento ostativo, no? Di polemica, di contrasto nei confronti del patriarcato, eccetera, che poi è il tema di questo video, appunto, visto francese, insomma, che poi magari potremmo anche suggerire come stimolo per comprendere appunto la fortuna del mito. In realtà, solo anche riprendere il cappellone della strega, solo anche riprendere la scopa della strega, significa in qualche modo richiamare in presenza qualche cosa che non è esistito se non nella mente degli inquisitori. Ecco, questo io ci tengo a precisarlo proprio per scansare il campo da equivoci. Qualora qualcuno stasera dovesse pensare, e poi ne parleremo perché poi ovviamente apriremo anche al dibattito, anche all'incontro, alle domande di chi avrà appunto la cortesia, la pazienza di ascoltarci. Qualora qualcuno dovesse domandarci, e avrò molto piacere anche a rispondere in questo caso, se esistono le streghe, bene, io già posso anticipatamente dire che queste streghe, queste appunto di Triora, non sono esistite in quanto streghe, ma sono esistite in quanto donne che hanno scoperto di esserlo sotto i ferri della tortura. Loro non si chiamavano streghe, io ho trovato dei processi che veramente dire commoventi e dire una cosa retorica, dove le donne di fronte all'insistenza dell'inquisitore che gli chiede se sono effettivamente adepte della setta del demonio, perché poi la strega diabolica sostanzialmente già è questo, cioè è la seguace di Satana, e quella che gli si dà in corpo e in spirito, e, bene, queste rifiutano fino all'ultimo, cioè io non sono una strega, sei tu che mi chiami strega, come in questo caso di una donna accusata appunto di questo crimine orribile a Edolo, in Val Camonica, che è un'altra di quelle regioni di cui poi parleremo nei nostri incontri, perché i nostri incontri poi, ecco, io volevo un po' lanciare con questa iniziativa che abbiamo potuto così oggi cominciare, oggi è solo un antipasto, volevo lanciare un po' anche quelle che saranno le prossime, cioè diciamo, le prossime tappe, ecco, di questo viaggio, un viaggio che ci porterà alla scoperta dell'universo culturale delle cosiddette streghe, dal pensiero magico alle sue molteplici manifestazioni storiche, sino alle ricette della medicina magica folclorica, passando, come dicevamo appunto prima, per le costellazioni simboliche e religiose della civiltà silvo-agro-pastorale, sino alla trasformazione naturalmente di queste leggende di credenza, dei culti e forse dei riti popolari nella moderna e straniante religione diabolica delle streghe. Toccheremo con Gianni e con documentazione, con il materiale importante. Gianni, dobbiamo dirlo ai nostri ascoltatori stasera, noi abbiamo lì al museo una ricca raccolta di testi demonologici che, quando avremo la possibilità, correggimi se sbaglio, lo metteremo a disposizione della comunità, no? Degli Sì, studiosi. dobbiamo ringraziare per chi è che ha pensato a raccogliere e insomma, tutto questo materiale, no? Ce lo troviamo grazie anche al lavoro di persone che
negli anni hanno saputo raccogliere, catalogare, insomma, e far tesoro di queste. Mi riferisco all'associazione importante, la Protriora, che negli anni, oltre a gestire il museo etnografico, l'altro museo, no? Il primo, ha Sì. raccolto una quantità di materiale e di materiale importante, no? Sì, è un materiale di altissimo, io prima lo dicevo così molto, ma poi lo vedremo perché poi Gianni ci porterà, questa è una cosa che già possiamo anticipare, anche ci porterà nelle segrete stanze del museo, ci farà fare un bel tour virtuale di questo museo, quindi lo vedremo poi dal vivo. Però quello che voglio dire è che il materiale raccolto in decenni dal comune di Triora, dalla Proloco, è un materiale, mi spingo a dire, veramente unico nel suo genere. E devo dire, raccolto anche quando è stato raccolto, diciamo, in maniera rapsodica, fortunosa, però sempre con grande, grande amore. Amore per la storia, amore per questo particolare capitolo della storia. Quindi volevo, ecco, ritornare un po' a delineare quelle che saranno le tappe del nostro viaggio attorno al fenomeno della stregoneria. Quindi toccheremo poi il fenomeno della persecuzione del ponente Ligure per spaziare al resto dell'Italia settentrionale, che fu il grande laboratorio dove tu prese forma precocemente, appunto, lo stereotipo della strega diabolica, e quindi tratteremo della caccia alle streghe in Piemonte, a Torino, a Novara, in Valle d'Aosta, in Lombardia, a Milano, a Como, quella Como che è stata definita da uno storico dello scorso secolo la terra d'elezione della caccia alle streghe, e poi a Bergamo, Brescia appunto la Val Camonica, che ho citato prima, il Trentino Alto Adige con le streghe di Fiea lo Sciliar, di cui ha parlato la Pinuccia di Cesare con un famoso libro Streghe, uscito nel 1988. Pinuccia di Cesare è stata anche una delle colonne portanti del convegno che nel 2004 organizzammo proprio a Triora, insieme a Gianmaria Panizza, all'epoca direttore dell'Archivio Storico di Alessandria. Ed è stato un momento molto importante degli studi, perché abbiamo messo a confronto in quel momento storici e antropologi per cercare di ragionare attorno a un tavolo appunto su questo fenomeno. Poi parleremo ancora della stregoneria nel Friuli Venezia Giulia, senza dimenticare le cacce alle streghe che scoppiarono nell'Appennino Tosco Emiliano. Analizzeremo successivamente l'impatto che ebbe la nuova leggenda di credenza anche in quelle aree della penisola come la Campania, che non furono toccate dalla persecuzione. In particolar modo cercheremo di vedere, cercheremo di dare una risposta, meglio ancora, all'affascinante enigma rappresentato dalla cosiddetta anomalia beneventana. Molti sanno che Benevento è la sede della più famosa e più celebrata tregenda stregonesca, nonché anche marchio di un famoso liquore che è conosciuto dagli amanti, insomma, del genere, e del premio, ovviamente, letterario collegato al liquore. Però la città campana, che pure era ritenuta universalmente, anche nel processo di Triora, non so se lo sai Gianni, sia a un certo punto un riferimento al Noce. Quindi il Noce era famoso anche a Triora, però a Triora fanno il processo, ma a Benevento processi non ce ne sono. E quindi cercheremo di spiegare perché nel sud, a Benevento, in Campania, pur essendoci la tradizione, però non c'è il fumo dei roghi. E poi ancora ci occuperemo delle piante, dei rimedi officinali, per la gioia delle persone che si occupano, che spero ci seguiranno, e che rientrano nella cosiddetta farmacia delle streghe, e sempre avvalendoci dei preziosi documenti etnobotanici esposti nel MES e che sono frutto di uno studio molto serio e rigoroso svolto da quella che possiamo definire veramente un po' la memoria storica, Sandro Oddo, possiamo citarlo, che ha scritto un testo importantissimo sulle erbe, sugli endemismi dal punto di vista etnobotanico della Valle Argentina, che è ricca tra l'altro anche di lavanda, che rientra in molte di questi rimedi popolari e che non
non dimentichiamolo, oggi per esempio è una punta di diamante della aromaterapia, insomma, dell'uso degli oli essenziali di lavanda. Concluderemo la nostra rassegna analizzando la fortuna di questo mito della strega diabolica nell'arte, nella letteratura, nel teatro, nel cinema, per comprenderne la funzione che ha esercitato. Io da piccolo, se possiamo fare una confidenza, ero terrorizzato. Quando qualcuno mi chiede ogni tanto perché mi sono occupato delle streghe, perché io da piccolo effettivamente avevo paura di questi esseri così, per me mostruosi, che erano alimentati da un lato dai racconti di mia nonna materna, no? Ma che non con spirito sadico, ma semplicemente per tradizione, raccontavano queste storie di donne che di notte amavano aggirarsi per fare i nodi al crine di cavallo, alle criniere dei cavalli, oppure che entravano per intorbidire l'acqua nelle case con la loro urina, con altri scherzi, dispetti, e soprattutto che rapivano i bambini per poi nutrirsene. E quindi questo è stato un aspetto, devo dire, profondamente toccato, insomma, la mia immaginazione. E poi ovviamente l'incontro con Villa che citavi all'inizio, che è quello che mi ha fatto invece scoprire l'altra faccia della medaglia, no? Mi ricordo che Villa, veramente contro ogni tendenza, la stregoneria negli anni 80 era, per certi aspetti potrei dire, lo è ancora, un elemento, cioè un fenomeno studiato ma di nicchia, ma dir poco di nicchia. Non è certamente uno di quegli argomenti con cui si costruiscono le grandi carriere universitarie, è un argomento, diciamo, per tanti motivi, alcuni sono anche intuibili, conoscendo poi anche il nostro paese, insomma, e l'influenza che il nostro paese ha avuto certe istituzioni. E quindi naturalmente la caccia alle streghe è sempre stato, e soprattutto è stato ritenuto un argomento minore proprio perché le vittime di questa persecuzione non erano né donne né uomini di corte, ma erano cosiddette donnette, tra virgolette, del popolo. Infatti è una cosa di cui si lamenta ancora oggi, purtroppo, apro e chiudo la parentesi, noi sappiamo tantissimo dei persecutori, dei cani, dei francescani, dei demonologi. Abbiamo studi accuratissimi sui meccanismi attraverso, attraverso i quali appunto queste donne venivano poi stritolate, no? E portate in prigione, a rogo, eccetera, ma non sappiamo quasi nulla ancora oggi delle biografie. Questa è una cosa che secondo me speriamo almeno in futuro qualcuno si prenderà la briga di riprendere un po' in mano tutta la faccenda e cercare di ricostruire un po', no? La storia di queste donne. Quindi cercheremo di capire un po' meglio, anche attraverso l'ausilio di storici del cinema, di esperti di letteratura gotica e dell'orrore, di registi e attori teatrali. Come questa figura della strega appunto abbia poi continuato ad assolvere a una funzione, no? Che molto spesso era quella per cui era nata, cioè quella di intimorire, no? Dell'uomo nero, se vogliamo utilizzare un'altra immagine cara alle favole, alla favolistica per l'infanzia. E quindi niente, io credo che con questo abbiamo detto già parecchio rispetto a quello che sarà il nostro percorso. Noi ovviamente avremo modo di interloquire, di interagire con il pubblico, con chi vorrà appunto farci domande, porci anche dei quesiti. È uno dei motivi per cui appunto cercheremo di approfittare di questa pausa degli incontri in presenza per poter approfondire tutto quello che magari altrimenti avremmo avuto difficoltà ad approfondire. Lo faremo insieme a Gianni, insieme anche ad altre persone che vorranno appunto aggiungersi, e lo faremo ovviamente soprattutto con il materiale di cui dispone il nuovo museo Etnostorie della Stregoneria appunto di Triora e della formidabile biblioteca di cui poi vedremo qualche cosa e tante altre poi sorprese di cui non vi diciamo nulla. Sì,
nato tutto così in velocità, però l'entusiasmo c'è, il materiale anche, quindi cercheremo di occupare un pochettino di tempo a tutte le persone che amano sia materia che Triora. Tu prima accennavi ai vari convegni che sono stati fatti, no? Questo è l'ultimo, giusto Paolo? Sì, è l'ultimo, è la causa delle streghe. Sì, era 2014. 2014, sì. Qua c'è materiale, è un libro scritto, diciamo, a quattro mani. A quattro mani, sì, è un libro dove sono raccolte praticamente il carteggio. Vede, sì. Sì, si vede bene, credo sì. È Sì. il carteggio che intercorse tra Ora anche l'Inquisizione, questo. il giudice Scribani che fu mandato dalla Repubblica di Genova a seguire questo caso, Roma, la Congregazione del Sant'Uffizio, il Cardinal Santoro, che era il segretario della potentissima Congregazione del Sant'Uffizio, quindi la moderna Inquisizione, quella che era stata riorganizzata nel 1542 da Paolo III con la bolla Ablicet, e naturalmente, voglio dire, ci troviamo di fronte a, posso dirlo, uno studio che, se non è definitivo, è comunque quanto di più avanzato c'è oggi a disposizione per poter avere idea e cognizione di quello che è accaduto dal 1587 e 1588. Poi ci sarebbe da aggiungere, ma di questo poi ne parleremo anche più avanti, ci sarebbe da aggiungere poi il fatto che in effetti i processi contro le streghe non sono finiti nel 1588, ma c'è stata ovviamente una serie di convulsioni. L'esito è quello che abbiamo detto prima, insomma, l'esito è sempre stato poi non ferale per queste donne. Queste donne non erano poi condannate a morte, però diciamolo anche, non è che il fatto di essere risparmiate le fiamme del rogo fosse poi, come dire, una passeggiata e restare in carcere o l'essere torturate. Certo, era risparmiata la vita, ma molte di queste donne, che continuavano a essere appunto anche dopo il processo del 1588, a essere mandate davanti ai giudici, ora secolari, ora ecclesiastici, in Italia sostanzialmente secolari, perché quella materia lì, la stregoneria diabolica, era materia di giurisdizione e di competenza del Sant'Uffizio, però queste donne, voglio dire, fondamentalmente erano poi marchiate per tutta la vita. Anche Certo. quando si dice, ma queste donne erano poi condannate a recitare davanti alla Chiesa, ma voi immaginate che cosa significava in una comunità del tempo essere costrette ad andare la domenica, ogni domenica, a presentarsi con uno scapolare davanti alla Chiesa che identificava la donna come strega, in ginocchio, con una candela in mano, e quindi additata da tutta la comunità come una strega. Quindi veramente non c'era la morte fisica, ma c'era una morte morale, civile della persona. No? Quindi questo rende un po' più giustizia anche di questa apparente moderazione della Chiesa, no? Di cui si è molto parlato, e che ha dato origine, proprio partendo dal caso di Triora, dove queste donne non furono condannate al rogo, a, e questo è bene saperlo, anche qui, ahimè, a un fenomeno di revisionismo. Cioè, il caso di Triora è stato citato da alcuni storici revisionisti come il caso in cui la Chiesa, laddove in Europa invece andavano appunto bruciando le streghe, a Triora per la prima volta le streghe non si bruciano. Allora, i cattolici sono buoni, i protestanti sono cattivi. In realtà le cose non stanno esattamente così, ma ripeto, anche questo lo vedremo più avanti. Anzi, ne Però, hanno trasformato quelle. esattamente, esattamente, proprio così. Esattamente. Molto, molto bene. Bene. Cioè, le domande sarebbero tantissime, ma hai già detto tanto tu, quindi questo è il punto. Questo libro, diciamo, fino al 2014, senz'altro è il punto fermo. Però ci sarebbe altro, no? Ci sarebbe Certo, altro che poi andare. vediamo, vedremo anche qualche libro, lo presenteremo, ne parleremo anche, no? Ma parleremo anche delle streghe a fumetti. Noi abbiamo lì a Triora una delle rassegne più, diciamo, complete della rappresentazione della strega anche nel mondo pop dei fumetti. Quindi avremo anche la possibilità di vedere delle immagini particolari, insomma, come è stata rappresentata, famosi appunto.
disegnatori italiani, anche Crepax stesso, quello che ha ideato Valentina, insomma, che si sono confrontati con il mito della striga di Apollo. Ci attrezzeremo per fare questi tour virtuali per portare nella casa, insomma, degli appassionati e degli amanti di Triona. Quindi mi impegno io. È una questione di organizzazione, ma Va bene, lo faremo. faremo vedere qualche ispezione anche di film, lo commenteremo insieme naturalmente anche, questo sì. Certamente, noi l'anno scorso, ti ricordi, abbiamo 2 anni fa, abbiamo avuto Un la allarme arancione. sì, però è stata un'esperienza bellissima con il regista, la proiezione del Paolo Benvenuti, se non Paolo ricordo male. Benvenuti, con la proiezione di Costanza da Libiano, bellissima. Abbiamo salvato, malgrado l'allerta arancione che ha bloccato il 31, che ha bloccato Halloween, abbiamo proiettato, abbiamo anche interagito con lui ed è stata. Ma chissà che magari Ecco, non lo portiamo qui a fare 2 chiacchiere, che magari. è un personaggio stupendo, che Bene. ringrazio per sempre, perché è stato di una disponibilità enorme. Bene, noi abbiamo passato un pochettino di tempo, quanto? Circa un'oretta. Sì. Paolo, hai qualcosa da aggiungere o diamo l'appuntamento Io adesso? direi dare l'appuntamento. Io credo orientativamente noi ci incontreremo sempre un po' il venerdì perché è un momento anche un po' più di pausa, di relax rispetto al lavoro, anche se smart, come molti appunto oggi sono chiamati a svolgere. Però ecco, insomma, ci vedremo prevalentemente il venerdì. La cadenza credo che sarà una cadenza settimanale e affronteremo via via i vari aspetti che ho appunto poi ribadito durante appunto questo intervento. Io ringrazio tutti, ringrazio Gianni, Ringrazio anche io. ringrazio l'amministrazione di Triora, la disponibilità, il sindaco, la Proloco, Silvano, Oddo, Sandro Oddo, tutti, e naturalmente speriamo anche di vedere Roberta, di rivedere Lucia insieme a noi, Salutiamo. salutiamo le autrici appunto di questa coautrice, insomma, autrice di questa bella performance dello scorso anno, insomma, che ha portato diverse persone a Triora, e poi vediamo anche di coinvolgere altri amici, altri sostenitori, insomma, Sì. siamo disponibili. È un Bene. inizio di un percorso, come dici tu, a tappe, che sono convinto che avrà un futuro. Va bene, io ti ringrazio tanto, ringrazio tutti quanti che hanno Grazie a tutti. avuto la pazienza, ringrazio Paolo ancora e ci vediamo prossimamente, sempre su questo canale che ci dà la possibilità, insomma, di interagire con voi. Ciao Paolo, buona Grazie. serata a tutti. Grazie, Grazie. grazie, grazie.